Daddy Kiss. Daddy Kiss. Ciao a tutti da Marco e Raff, ma anche in diretta alla radio, perché se oggi stavamo parlando di supereroi e super cattivi, non l'abbiamo fatto così perché non c'era un motivo, ma l'abbiamo fatto perché in diretta qui con noi c'è una super cattiva, possiamo dire. Abbiamo Rose Villain. Buongiorno a tutti, ragazzi. Allora, Rose. Finalmente ce l'abbiamo fatta, sei qui in diretta con noi. Ci incontriamo dappertutto poi, finalmente mi avete invitata. Meno male, finalmente. Auguri per l'uscita del tuo nuovo singolo. Grazie. È uscito a mezzanotte, Io, Me ed Altri Guai. Questo è stato un po' l'anno della tua consacrazione, potremmo dire. Sei già nel giro da tanto tempo, hai collaborato con i grandi artisti in Radio Gotham e non solo, hai collaborato con Gue, hai collaborato con Salmo, con Annalisa, con Elisa. E con Fragole, possiamo dire che con Fragole sei diventata nazional popolare? Possiamo dire, ti spaventa? Dice, no, la assolutamente popolare? Sì, a me piace essere un po' nazionale. Ti inorgoglisce? Sì, cioè, perché comunque sono italiana io, no? Quindi, dai, nazione, amami pure. Ecco le mie Fragole. È un pezzo, insomma, che ti ha fatto conoscere anche un pubblico che magari prima non ascoltava la tua musica, no? E grazie magari a quel pezzo c'è chi si è interessato alla tua musica ed è andato ad ascoltare il tuo album, che poi tra l'altro è uscito a inizio anno, quindi voglio dire non lontanissimo, e si è affezionato al tuo personaggio, alla tua musica, alle tue rime. Esatto. È un po' questa la funzione anche della musica? Assolutamente sì, secondo me è proprio poi un po' il mio bello, secondo me, che io sono un po' poliedrica, mi piace fare pop, mi piace fare rap, mi piace un po' mischiare i generi, quindi è bello se magari uno mi ha conosciuto con Fragole e poi si va a sentire in realtà tutte magari le sfaccettature che ho, quindi è divertente. Sfaccettature, no, che sentiamo in Radio Gotham, Radio Gotham che è uscito all'inizio del 2023, dicevamo che è l'anno della tua consacrazione ed è stato anche un anno importante per Radio Gotham, che ha vinto un disco d'oro. Tu stessa hai ringraziato i tuoi fan in un post dicendo, ti leggo quello che hai scritto: nell'oscurità le persone hanno trovato un'amica fidata. Mm-hmm. E io penso veramente che, infatti un po' quello, un po' il concept del disco, questa cosa di questi sentimenti magari un po' come la tristezza, la solitudine, siccome sono talmente parte della vita di tutti che bisogna proprio sdoganarli, bisogna farsi gli amici e accettarli come parte della vita. Senti, ma come nasce invece l'idea di Radio Gotham, cioè proprio la costruzione di un album? Perché lo ricordiamo, per chi non dovesse saperlo, è il tuo primo album. Quindi come parte l'idea? Cioè fai un pezzo, ne fai un altro, poi dici aspetta, li facciamo uscire tutti insieme proprio per fare un album? Cioè com'è che nasce l'idea proprio di fare un album e poi perché chiamarlo Radio Gotham? Ma allora, io ho vissuto tanti anni a New York, sono stata a 14 anni, quindi sicuramente Gotham è la città che mi ha cresciuto. New York è un posto, se siete stati, dove esci e non sai cosa ti capita. Okay. Quindi ho fatto esperienze. Nei sogni ci sono stato, però comunque va bene. Adesso ci andiamo tutti insieme. Vai. E niente, io scrivo tantissime canzoni. E quando ho visto che a un certo punto tutte cominciavano a prendere una piega, che praticamente stava un po' sotto lo stesso ombrello, con lo stesso concept, la stessa sonorità, mi ha detto: ecco l'album, quello qua. Eccolo uscito. Non possiamo non parlare di Io, Me ed Altri Guai. È uscito a mezzanotte. Auguri ancora. Grazie. Complimenti. Come nasce quest'idea? Ah, intanto Io, Me ed Altri Guai, secondo me, segna un po' proprio, non voglio dire la fine di Radio Gotham, ma proprio un nuovo inizio. Okay. Per me. Mi sento un pochino più colorata ultimamente. E, è nato sicuramente da Tainted Love, che è una canzone di cui sono super fan, che tra l'altro io conoscevo la versione sia di Soft Cell che di Marilyn Manson, l'ho fatta un po' tutti sta cover. Mm-hmm. Però poi ho scoperto l'originale tipo negli anni 60, che è di Gloria Jones, che è, sì, pazzesca. Esatto, cioè, sì, la più bella di tutte secondo me, dopo la mia. Va bene. Quindi c'era questo sample che girava, adesso c'è un po' questa roba trendy del sample, ma io volevo farlo una cosa un po' al contrario, al posto che io entrare nell'universo del sample, prendere e fare proprio una cosa del mio stile. Infatti non è un pezzo anni 80, soltanto il girettino, quel, sì, giretto di basso. Poi abbiamo messo le mie chitarrine un po' grangettine, un po' sad, un po' di... Infatti dopo lo ascoltiamo. Ma funziona che il produttore ti dà magari quest'idea, oppure sei tu che, visto che eri magari affezionato al pezzo, ti piaceva così tanto, hai detto: oh, sai che c'è, ora ci scrivo due rime sopra, ci scrivo un testo mio? Ma è sempre diverso in realtà. A volte tante sono mie idee, a volte la canzone è per caso sottofondo in macchina, diciamo: ah, toh, cosa dobbiamo fare? Okay. Quindi è sempre brainstorming, quello che arriva prendiamo. Allora, io direi di ascoltare Fragole con Achille Lauro e Rose Villain e poi rientriamo in diretta, va bene? E dai! Anche perché dopo c'è un gioco, tu ancora non sai nulla. Vai in diretta su Radio Kiss Kiss, c'è Rose Villain con noi, la super cattiva. Tra un po' arriviamo anche al nostro gioco. Ciao a tutti, siamo Marco e Raff. Allora, oltre la musica, noi sappiamo che sei molto appassionata di cinema, sei molto fan di Christopher Nolan. Sì.
entriamo in un rocky business, ecco. Ma sì, qual è molto fan. Il per me film migliore secondo te? Interstellar. Sì, anche se Inception, vabbè, tutti Dark Knight, Inception vai, il sogno, nel però sogno, Interstellar il Cavaliere Oscuro, giusto per citare di nuovo Gotham. No, certo, devo dire tra i primi tre, immagino. Sì, top 3. E allora, se il tuo album si chiama Radio Gotham, non possiamo non farti questa domanda: meglio il Batman di Christopher Nolan o meglio il Batman di Tim Burton? Questa è una risposta che divide il pubblico. Visto che in Radio Gotham c'è anche Michelle Pfeiffer, no? Sì, no, beh, Tim Burton è Tim Burton. Ti dico. Forse sì. Diccelo. No, dai, Cavaliere Oscuro. Cavaliere Oscuro? Sì, io veramente fan di, vabbè, Jack Nicholson, anche tutto quel filone lì. Tim Burton, cioè mio padre. Però mio padre, mio nonno, mio zio. No, solo mio padre. Okay. Però dai, Cavaliere Oscuro veramente ha cambiato qualcosa nel cinema. E questa, il peggior Batman? Questa era facile. Il peggior Batman, forse con come si chiama? Michael Keaton? No, George Clooney. Ma l'ultimo? George Clooney. No, però aspetta. Pattinson? No, a me Pattinson mi è piaciuto di brutto. Guarda che bellissimo quello di Pattinson. Per dover di cronaca, Pattinson è l'ultimo Batman, lo ricordiamo in questo momento alla radio, se qualcuno non dovesse ricordarlo. Però ti è piaciuto quindi l'ultimo Batman? Secondo me il vero Batman, cioè, è un inetto, è come l'hanno rappresentato, uno sfigato. Cioè, quando prende pugni deve prendere, non è che... Che non sa neanche volare. Cioè, sì, la sì, scena che in si Batman caga sotto. Esatto. Cioè, bellissima quella roba che sta per saltare. Un guarda. Batman umano, secondo me è il migliore. Però cioè, abbiamo... migliore. Ah, vabbè, più o meno, vabbè, insomma, quello che... Abbiamo parlato di supereroi in questo caso, super cattivi, ci arriviamo però con te, villain, perché associamo, con il gioco che facciamo, associamo i tuoi colleghi con i quali hai collaborato o a supereroi, okay, oppure ai villain, ai cattivi, ai super cattivi. Innanzitutto tu chi saresti? Sicuramente una cattiva. Io? Sì, una cattiva con un motivo, però, cioè con una storia, con dei traumi, non un tipo Joker troppo pazzo. Harley Quinn? No, troppo banale. Catwoman? E tu non è cattivissima. Scusate, vabbè, a me metteva un po' di cattivo. Forse magari più perché stiamo parlando sempre nell'universo supereroi. Super cattivi, perché dove volevi forse andare? Due facce. Due facce? Sì, perché sono anche tanto buona e dolce, no? Due facce anche che vola. Tu canti con Ted a Radio Gotham, due facce. Sì, è già giusto, è vero. Il titolo, completamente sì. Rimosso. Allora, facciamo così. Andiamo su qualche tuo collega e vediamo a chi lo so. Okay. Ci iniziamo da un big. Guè. Beh, Guè è un boss. Vediamo chi è. Veramente, a vederlo come un pinguino. Pinguino? Perché su 158 che abbiamo fatto vedere Guè così. Oddio. Pinguino è bello perché è boss, no? Pinguino, un po' boss mafioso quasi. Cazzuto anche. Però non mi stai parlando del pinguino di Tim Burton, ma il pinguino. Facciamo dell'ultimo. Ok, sì. Con Robert Pattinson. Salmo. No, Salmo più pazzerello, potrebbe essere un Bane. Bane? Che è nel Cavaliere Oscuro. Sì, che ha la maschera. Nel sì, sì, anche lui mette la maschera poi agli inizi, Salmo. Sì, Salmo Bane. Achille Lauro, Enigmista. Ah, sì, Enigmista si chiama. L'Enigmista. Però aspetta, l'Enigmista... L'ultimo enigmista Robert Pattinson oppure l'Enigmista di Jim Carrey? No, Jim Carrey. Ok, Più estro. Annalisa, beh, perché non... Catwoman, direi. Catwoman, Annalisa. Joliet. No, lui è un supereroe per me. Quindi non fa parte dei cattivi, no, in questo caso. Lui è Capitan America. Capitan America? Sì. Ci siamo spostati sulla Marvel, no? Perché fino adesso abbiamo solo elencato della DC. E Tony F è cattivo. Lui è chi è un po' più irrazionale, magari un po'. Ah, chi è che c'è? C'è Thanos negli Avengers. No. Troppo. O meno cattivo, ma non cattivissimo. Joker ancora non l'abbiamo. Sì, però. Però non è così. Cioè, Tony è anche. Vabbè, Tony. Più. Più... Anche un Bane, anche lui. No, però è difficilissimo. Venom. Potevate dirmelo prima che mi preparavo. Non lo volevi sapere prima. Vabbè, andiamo avanti. E Tedua. Tedua. No, lui secondo me è più supereroe. Per me lui Robin. Ah, un Robin. Ci sta. Batman ancora non Batman, lo abbiamo. No, nessuno perché è Batman. Sono io Batman. Sono io. Io sono un po'. Le due facce. Sì. Una è due facce, l'altra è Batman. Okay. Ultima. Elisa. Questa fu ultimo. Ultima. Ultima con la O. Elisa Poison Ivy. Poison Ivy. Yes.
ammaliante. Ma tu li ammaliante. Conosci? Perché ti vedo un po' di... Conosci? Certo che li conosco. No, qualcuno me lo vedo. Questi che ha citato abbastanza, voglio dire, mainstream, quindi voglio dire anche perché è meno avvezzo ai supereroi super cattivi, però ci arriva facilmente. Rose, grazie, però prima di salutarci ricordiamo anche che tu sarai live a dicembre. Milano già è sold out. Yes. 3 dicembre a Milano, sold out, complimenti. E il 15 dicembre a Ciampino, provincia di Roma, chiaramente. Ci sono ancora biglietti disponibili, quindi insomma chi dovete vuole... Dovete venire per forza. Ci saremo, promesso. Grazie per l'invito, perché... No, devi comprare il biglietto. Adesso lo... Chiediamo un po' di accrediti. Diamo adesso sostegno. Ma perché dobbiamo sempre chiedere gli accrediti? Ma basta. Vabbè, bisogna accrediti sostenere. Comunque sicuramente verremo per vedere io, me e gli altri guai. Esatto, insomma, tanti fuori tanti guai. E tanti altri guai. Noi non ci riporteremo i nostri guai, te lo e prometto. Importate anche loro. Evitiamo. Allora facciamo così, per salutarci ci salutiamo come ci saluta qui in diretta su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss a te, magari tu dai due baci a tutti, insomma. Daddy Kiss, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.